qual è il livello minimo che è necessario avere per avere una chance di cominciare? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative Realtà di formazione per aspiranti autori professionisti. Vi leggo questo commento comparso sul canale YouTube, scritto da It's Fall. Secondo me il vero problema non è confrontarsi grandi alla scrittura, ma, cioè in realtà per alcuni lo è, nel tuo caso non lo è, sentiamo qual è il tuo. La mia domanda, ma è la domanda che almeno personalmente mi faccio spesso: che livello mi è richiesto per avere una chance? Va bene dover lavorare sodo, studiare per anni, crescere nel tempo, ma tutto parte da una base, la prima pubblicazione. Moltissimi si candidano senza aver lavorato e studiato abbastanza, e sicuramente questo giustifica l'altissima percentuale di scarti, vero? Forse sono una vittima del fenomeno di Dunning-Kruger. Più studio e più mi sembra di non essere abbastanza per poter sognare di essere scelto. Magari con questa mentalità mi troverò ad un livello più che sufficiente per iniziare. Se solo sapessi quale fosse esattamente il livello che un agente o una casa editrice si aspetti da un esordiente. Piccola nota a margine, fuori contesto, grazie mille per ogni video di questo canale, che siano consigli, line editing o docce fredde, quest'ultime hanno fatto la differenza, le sono grato per quello che fa per noi. Allora, fa piacere che Rotte Narrative anche a te sia stato così d'aiuto e sia così d'aiuto. Passo a argomentare a rispondere e ad argomentare. Allora, la risposta vera e propria è: non c'è. Cioè, la risposta alla tua domanda non c'è. Non c'è una risposta vera, precisa a questa domanda. Ed è in realtà una questione di cui parliamo abbastanza spesso qui sul canale, il quando si è pronti per tentare l'esordio letterario. Invece di risponderti e basta, dare anche a te la risposta che normalmente interlocutoriamente mi capita di dare qua sul canale, vado un attimino a girare attorno alla domanda che hai fatto per gettare luce su dei coni d'ombra che naturalmente la tua domanda lascia e che invece avrebbero bisogno di essere illuminati prima di poter procedere a darti una risposta. Perciò lascia che smonti un pochettino alcune cose che hai scritto. Forse sono vittima del fenomeno di Dunning-Kruger: più studio, più mi sembra di non essere abbastanza per poter sognare di essere scelto. E questo è sicuramente vero. Ma ti dico anche una cosa. Questo fenomeno ti si applica in modo particolare perché non hai ancora pubblicato. Quando inizi a pubblicare, la pubblicazione, il confronto con un pubblico reale è una medicina naturale, della delusional, cioè del convincersi di essere a un livello diverso da quello che si è, sia in positivo sia in negativo. È il feedback con un pubblico di persone vere che ti pagano per quello che fai, che ti, diciamo, consolida che ti dà la certezza di essere o sulla strada giusta o sulla strada sbagliata, se non si verifica, chiaramente. Perciò sappi, parti con il presupposto che finché non avrai esordito, non potrai sapere, non potrai avere la certezza se stai facendo bene o se stai facendo male, perché la maggior parte delle lezioni più utili tu le apprenderai soltanto una volta che avrai pubblicato e che avrai raggiunto, ascoltami bene, con la tua storia, un pubblico in target e freddo, cioè composto da persone che non ti conoscono e che sono state mosse all'acquisto del tuo libro unicamente dal libro stesso e non da te. Cosa significa questo? Significa che se per esempio sei uno youtuber famosissimo che pubblica un libro, non lo so, non ti conosco, diversi influencer seguono Rotte Narrative, tu non potrai avere, e se pubblichi con il nome del tuo canale, oppure fai in modo che ci sia una diretta associazione fra la tua identità pubblica e l'identità dell'autore di quel romanzo, fai bene attenzione perché non sarà un pubblico freddo quello che te lo leggerà. Che non significa necessariamente che il pubblico freddo è quello che ti tratta peggio, ok? Per molti esordienti sconosciuti è così, ma non è per forza così. Perché ad esempio uno potrebbe essere più critico nei confronti di chi conosca personalmente, oppure nei confronti di chi sa essere uno youtuber di successo, che non con un autore normale di quella tipologia.
ci sono un sacco di invidiosi, soprattutto fra gli autori esordienti che non trovano un interlocutore editoriale, cioè autori aspiranti, non esordienti, o ma anche esordienti, che faticano a farsi considerare da parte degli editori, che quando vedono che uno youtuber pubblica bene, automaticamente partono odiandolo e sarà molto più probabile che scrivano recensioni negative sull'opera di quello youtuber di quanto non avrebbero fatto con l'opera di un collega nelle loro stesse situazioni, a parità di percorso fatto, studi compiuti, età, tipo di storia pubblicata e via dicendo. È chiaro il concetto? Come mai? Perché lo conoscono già. Non sono un pubblico freddo, è un pubblico che già ti conosce e che reagisce a quello, alla pubblicazione, in un modo che è impattato dalla sua pregressa conoscenza dell'autore, ok? Ecco, purtroppo questi youtuber non avranno modo di stimare efficacemente dai feedback ricevuti dal pubblico circa la loro storia, non avranno modo di stimare efficacemente che impatto quello che hanno scritto ha su un pubblico freddo, perché avranno la reazione dei fan, che sarà sempre incredibilmente buona. Avranno lì in mezzo la reazione di alcuni fan, quelli diciamo più razionali, ragionevoli e distaccati, che diranno: allora, mi piace molto il tuo canale, ti seguo sempre, questo libro, ci ho trovato questo problema, che però attenzione, non è detto che sia automaticamente quella più rispondente alla reazione fredda, perché comunque anche il grado di aspettativa sarà diverso fra queste persone, anche con tutto lo sforzo di discriminare e di essere onesti del mondo. Queste persone magari hanno una tale stima, sono fatte l'idea mentalmente che questo youtuber sia molto intelligente, molto colto, molto preparato, poi di narratologia non ne sa una mazza, scrive un libro uguale a tutti quegli altri di quella tipologia, ne sono profondamente delusi e reagiscono in un modo peggiore di quanto non avrebbero fatto leggendo quel libro da parte di un qualunque autore ignorante di narratologia che scrivesse un libro esattamente come quello. Perché ricordatevelo, la cultura e l'intelligenza non hanno una correlazione particolarmente marcata con il gradimento di un'opera o il successo di quell'opera. Questo è una cosa che tanti danno per scontato ed è sbagliata, è semplicemente sbagliata. E poi la gente dice: ma è un libro brutto e ha successo lo stesso. Sì, è tipo sì, certo, perché non è rilevante il successo, la qualità letteraria di un libro per il suo successo. È un problema vostro se voi siete convinti che debbano avere una correlazione adamantina. Non ce l'hanno, non hanno mai avuta, peraltro. Ci sono un sacco di libri che hanno avuto grande successo di vendita anche nelle epoche passate, non è per forza una roba di oggi, e che sono state totalmente dimenticate e non le studiate neanche ai corsi di letteratura, perché niente, hanno avuto successo per 3 anni e poi più nessuno se le ricordava e basta, state dimenticate. Dovete capire che cos'è il successo. Alcuni capolavori hanno avuto enorme successo, ma le due dimensioni sono distinte, possono coincidere, non necessariamente devono farlo. È un problema vostro se pensate che debbano, è ignoranza vostra. Comprate i corsi di rotte narrative e chiaritevi le idee su questo proposito, ok? Vostro obiettivo deve essere scrivere ottimi libri e di successo, ok? Perché accontentarsi? Si possono avere entrambe le cose, ragazzi, solo che bisogna prestare attenzione a più cose contemporaneamente, eh? Non è niente di diverso da questo. Comunque, dicevamo, di cosa stavamo parlando? C'è un caldo qui a Sestri, ragazzi, non potete capire. Infatti adesso mi sa che mi infilo nel caruggio e mi vado a bere qualcosa di fresco. Sì, dai, facciamo così. Cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di qual è il livello necessario per esordire bene. Allora, in primo luogo, appunto, come stavo dicendo, è una cosa che ti chiarirai dopo aver pubblicato. Ma tu mi dici, ok, torniamo al problema principale. A me non mi conosce nessuno, non sono uno youtuber famoso, non sono un politico famoso, non sono una pornostar, non sono bla 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 bla. Nessuno mi conosce, devo farmi conoscere come scrittore, con le mie storie. E io ti dico, ti trovi nella circostanza in cui mi trovavo esattamente io quando ho cominciato e in cui si trovano la maggioranza dei miei studenti che poi pubblicano e cominciano delle carriere sfolgoranti. Allora, tanto per cominciare, devi sapere che sì,
Se già segui rotte narrative, se già hai un nostro corso o più di uno, o comunque sei nell'ottica di idee di procurarteli il prima possibile, di studiarteli prima di metterti a scrivere l'opera con cui esordirai, sappi che 9 su 10 stai già un bel pezzo sopra rispetto alla media di coloro che esordiscono. Già questo dovrebbe esserti di almeno un pochino di conforto. Naturalmente non è sufficiente, naturalmente devi anche studiare, naturalmente devi applicare, e adesso ti spiego anche in che modo puoi ridurre veramente al minimo le probabilità che la tua storia non sia pronta nel momento in cui tu deciderai di essere pronto per fare il grande passo. È una cosa molto semplice e si chiamano beta lettori. I beta lettori cos'è che sono? Intanto nello scrittore speciale, intanto sono una cosa di cui tanti iniziano a parlare, fino a 3-4 anni fa non ne parlava nessuno, io ho iniziato a parlarne diffusamente, c'era gente che diceva no, i beta lettori sono negativi, sono nocivi, tutti sono andati avanti a lungo a dirla sta cosa, poi si sono accorti che era una cagata, evidentemente hanno iniziato a dire no, è chiaro che i beta lettori sono molto utili, ma devono essere, che è quello che ho sempre detto anch'io. Vabbè, sono simpatici, sono divertenti, sono carini. La spiaggia. Ah no, no. Passo da lì, in mezzo al percorretto, perché mi sa che non posso entrare in spiaggia perché sono contingentati gli ingressi. Passiamo di qui. Ogni tanto vengo in questo posto a scrivere. Qua, sta torretta. Dicevamo, i beta lettori, che cosa sono e a cosa servono? Intanto c'è appunto un intero modulo all'interno dello scrittore speciale che spiega, il modulo 7, che spiega come, cosa sono i beta lettori, come sceglierli, come istruirli, e addirittura ci sono dei sample che si possono scaricare di mail di istruzioni da dare ai beta lettori per aiutarvi a capire che cosa, in che modo dovete porvi con loro. Ci sono gli errori che non dovete fare con i beta lettori, eccetera, eccetera. E poi ci sono i consigli, ci sono metodi, ci sono anche degli esempi, mi sembra. Comunque, tra l'altro anche all'interno di A Bottega dalla Papessa, il mio nostro ultimo videocorso, che è il dietro le quinte della scrittura del mio ultimo romanzo, nonché quello di maggior successo, La Papessa di Milano, in cui vi mostro anche in alcune lezioni in che modo ho gestito i feedback che i miei beta lettori hanno dato su quel testo. I beta lettori che cosa sono e a cosa servono? Servono a questo, servono a permettermi di avere in anticipo un'idea del tipo di esperienza che lettori che non sono io avranno del testo che io ho scritto, in modo da poter correggere la rotta prima che il libro vada in stampa o sullo store online se è un ebook. Chiaro il concetto? A questo servono i beta lettori. Chiaramente non è che uno vale l'altro, purtroppo non è così. Purtroppo bisogna sapere appunto come sceglierli, come istruirli, occorre saper decifrare quello che dicono, perché a volte loro hanno dei problemi di gentilezza o qualcosa del genere e non vogliono dirti tutto, ma dal modo in cui non ti dicono le cose tu puoi comunque capire che cosa non funzionava all'interno del tuo testo. E quindi è molto utile per chi sappia usarli. Avere i beta lettori non è solo utile, ma io arrivo a dire che è indispensabile se si vuole avere padronanza, se si vuole avere contezza di quello che si fa. Questa è la baia del silenzio, signori. Allora, penso che andrò là, in quel baretto là. Ok, quindi ti servono dei beta lettori. I beta lettori ti risolvono quel problema. Io faccio così. Agli inizi io ero una persona che aveva una vita interiore, una vita mentale, una vita cerebrale molto lontana dalla media, ok? Sempre avuto problemi di integrazione a causa di questa ragione, per questo motivo qua, che non capivo le altre persone, cioè a tratti mi sembravano molto sceme, a tratti mi sembravano di un altro pianeta, a tratti non capivo se ero io mancante di qualcosa, eccetera, eccetera, e a un certo punto mi sono anche giunto, insomma, intorno ai 18-19, mi sono anche un po' convinto che non sarei mai stato a mio agio calato in mezzo alle altre persone. Poi ci sono state un paio di cose nella mia vita, prima il teatro e poi tre cose. Il teatro,
l'automiglioramento e la scrittura, non necessariamente in quest'ordine, che mi hanno iniziato a svoltare l'esistenza. Perché che cosa ho capito? Ho capito che in realtà ci sono veramente tante cose che noi pensiamo siano oggettive, noi, nel senso ciascun essere umano pensa che siano oggettive e evidenti con lo stesso grado di chiarezza a tutti, e che invece non lo sono. Sono magari non così evidenti, magari sono secondarie per gli altri, o magari ancora sono delle cagate, cioè di cui siamo convinti noi, ma che non sono vere, non lo sono per gli altri. E quindi qual è quando è che si esce dal problema? Quando si capisce che se tu vuoi fare lo scrittore, sei tu che devi sapere cosa di quello che tu pensi, delle robe che scrivi, delle cose di cui ti convinci, non trova un match con quello che con cui gli altri risuonano. Sei tu che devi farlo, quello sforzo di coprire la distanza di sensibilità fra te e gli altri. A me questa cosa l'ha insegnata, in ultima analisi, la scrittura, ok? E perciò questa cosa la puoi fare anche tu attraverso i beta lettori. Poi, se riesci ad avere dei beta lettori che, oltre a esserti da lettori, sono anche degli scrittori o qualcosa del genere, meglio, ok? Perché ti possono dare consigli più puntuali e mirati. Però, insomma, se hai lo scrittore speciale completo, puoi avere accesso anche al gruppo Facebook segreto dei beta lettori dello scrittore speciale, fra i quali scegliere tutte persone che abbiano già intrapreso lo studio della narratologia e quindi ti possano dare gratuitamente dei pareri di lettura più circostanziati della media. Ci fermiamo qui per oggi, arrivederci a tutti da Livio Gambarini.